L'Istituto Veneto di Medicina Molecolare di Padova è una fucina di ricercatori appassionati che non lesinano di spendersi nel campo della biologia cellulare e molecolare. Un team giovane di eccellenza internazionale composto da studiosi che provengono da tutto il mondo. Veniamo visti un po' come persone strane e siamo insomma normalissimi che dobbiamo incastrare supermercato, bambini, e stare spesso all'estero per congressi, lavorare a casa tantissimo perché sì, chiaro, non hai un orario di ufficio nel quale la giornata non finisce qui, dopo ci sono le analisi dei dati, c'è scrivere progetti per chiedere finanziamenti, insomma quindi è abbastanza impegnativo, però la passione, senza passione non riesci mica a farlo, insomma. Ci vuole anche tanta pazienza. Tantissimo, è vero, sì. Sì, chiaramente, perché hai tante delusioni anche, perché quando un esperimento non ti viene, crolla un po' tutto il palco, no? Avevi pensato che la linea, la strada era quella, non è quella, probabilmente si aprirà un'altra, però insomma bisogna andare avanti e avere la forza di portarla avanti. C'è anche una visione del futuro, no? In chi fa ricerca, un futuro che non è per se stessi, magari per i propri figli, per i propri nipoti. Sì, questa è la cosa più importante, no? Che ci muove, penso un po' a tutti, sapere che quello che facciamo è pieno di difficoltà, però vale la pena farlo. E dopo un'altra cosa bellissima del nostro lavoro è il fatto che il nostro lavoro è aperto al mondo, quindi non so, ad esempio noi qualche mese fa abbiamo scoperto una proteina che dopo viene studiata in altri laboratori, di altri posti del mondo, no? Quindi questo concetto qua che la ricerca è un cammino nella quale si fa passo dopo passo, però questi passi vengono fatti con piedi diversi, di diverse persone. Far ricerca è difficilissimo perché ci troviamo con situazioni di precariato che durano anni e anni e anni, e pensare un futuro all'interno della ricerca è sempre limitante, e quindi sì, è difficile. Sì, che fate delle ricerche che servono a tutti poi, è questo che forse manca nella percezione della gente comune? Sì, è vero, manca capire l'importanza della ricerca e questa è la base anche per i governi.